grande amore della mia vita è stata la mia prima macchina. All'età di 18 anni mio papà, persona molto ecologista, molto umile, entrò in casa e mi disse: Samuele, t'ho comprato la macchina ibrida. Era ibrida perché metà andava a benzina e metà andava a spinta, quello era. La prima sera che prendo la macchina vado con i miei amici in discoteca. Macchina omologata per 4 persone effettive sulla macchina, 6. Mi fermano i carabinieri. Oh ragazzi, certo, in 6 in una macchina. Lo so, in 7 non ci si entrava. A quel punto il carabiniere prende la torcia, ce la punta addosso a tutti e fa: ragazzi, forza, fumo, droga, alcol. No, ci abbiamo già tutto, grazie, siamo a posto. La mia macchina era una Panda 4x4 modello vecchio. Mancava tutto in quella macchina. Le maniglie, i tappetini, i sedili di dietro, gli specchietti. L'unica cosa che c'era era la radio. La radio prendeva solo Radio Maria. Partivo alle 7 la mattina e io il tragitto lavoro-casa, casa-lavoro, ascoltavo solamente... Seconda sera che riprendo la macchina, mi rifermano i carabinieri. Giovanotto, forza, apra il cruscotto e favorisca l'assicurazione. Guardi, mi dispiace, ma non ce l'ho. Non c'hai l'assicurazione? No, non c'ho il cruscotto. La Panda non c'ha il cruscotto. La Panda c'ha un buco sulla destra che... Non è proprio un buco, è un avvallamento. Dici, cosa c'è in fondo al buco? Non si sa. Prima di tutto c'è 1,5 metri di polvere. E quel buco lì serve perché? Sì, mentre con i dittori poi... Le sputi? C'è uno strato di unghie. I carabinieri mi mandano via con un foglio con scritto 150 euro. Io pensavo fosse la multa. Era una colletta per comprarmi il cruscotto. Mentre vado via capisco che la Panda non è una macchina sicura. Le cinture della Panda. Le macchine normali, se te tiri la cintura, per sbaglio la lasci, la cintura... riavvolge. La Panda no, la Panda te tiri la cintura, se la lasci ti rimane tutta abbiordolata, si dice in toscano, in fondo al sedile. Te poi chiudi lo sportello, ti rimane il gancino delle cinture di fuori, te poi fai le curve e senti. La gente per strada sente questo rumore e si gira. Viva gli sposi! Che la Panda non era una macchina sicura si capiva anche dal crocifisso. Voi direte, e perché il crocifisso? Le macchine dei miei amici avevano il crocifisso normale a braccia aperte, il mio si toccava i coglioni. Ma la macchina era bella quando andavi in discoteca. Conosci una, ci balli, fai una bevuta insieme, a fine serata lei ti fa: senti, ma te per caso ce l'hai la macchina per darmi un passaggio a casa? Ma che scherzi, davvero? Fuori c'ho la Panda 4x4 modello ibrido. Ma sei sicuro? Cioè, non è che te scoccia? Ma che scherzi, ti porto io sto a Lucca, te dove stai? A Reggio Emilia. Io sono anche di strada, io ci vado sempre a Reggio Emilia. Esci dalla discoteca, vai alla macchina, lei apre lo sportello. No, oddio, guarda, hanno fregato il cruscotto. No, il cruscotto nella Panda non c'è, non lo fanno. Alla fine parto per portarla a casa, mentre guido mani di qua, mani di là, ormoni che esplodevano, lei mi fa: butta giù i sedili. Buttare giù il sedile a una Panda? La Panda c'ha un sistema sofisticatissimo per tirare giù il sedile. Per buttare giù il sedile tira sulla levettina e pigia. Tira e pigia, tira e pigia, tira. Lei, poverina, mi guardava come dire: Madonna, questo da quanto è ingrifato, si vuol trombare anche il sedile.